Sono volate frecciatine tra ex. Perché è stato furbo, non è che ha fatto la frecciatina in un giorno a caso, l'ha fatta nel giorno dell'uscita del suo videoclip. E da quando mi sono fidanzato mi arrivano una palanga di frecciatine. Giustamente 9 mesi di relazione non sono bastati per sfruttare la mia figura. Mi prendi per il sedere me, la mia ragazza. Perché l'arco l'abbiamo noi. Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome, benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Oh mio Dio, sono super emotionated! Sono volate frecciatine tra ex, perché l'arco l'abbiamo noi. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sì, proprio tu che stai guardando questo video, cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Nuovo TG Talk, ragazzi, nuovo video super super shock dedicato interamente alle frecciatine. Perché l'arco l'abbiamo noi. Un bacio, Luce. Un bacio. Detto questo, comunque, torniamo a noi. Coppie scoppiate, frecciatine tra ex. Chiuso il capitolo Michelangelo ed Emily, adesso andiamo avanti e parliamo di un'altra coppia tanto tanto amata. Loro ci hanno fatto volare verso l'infinito e oltre, ci hanno fatto sognare ed innamorare, perché parliamo di Virginia Montemaggi e Vincenzo Cairo. Loro due, che ve lo dico a fare, ragazzi, una coppia al bacio, che però da qualche tempo ovviamente si è scoppiata, nel senso che appunto si è interrotto l'amore, la relazione tra queste due persone. Bene, ne abbiamo parlato della fine di questo amore, abbiamo anche parlato poi, insomma, di nuove relazioni, perché Virginia Montemaggi poi si è fidanzata o forse si stava frequentando con un altro TikToker, cioè Aio, e diciamolo, Virgi, tra me e te, no? Cioè, anche basta mettersi con gente conosciuta sul web, no? E qua voglio citare le sue parole che andremo a leggere più avanti nel video, perché insomma, ragazzi, cioè, a una certa basta sta gente famosa sui social, perché come vedete poi le coppie, sì, alcune funzionano, altre meno, quindi insomma, Virginia, magari troverai qualcun altro che i social non ce li ha. Detto questo, Virginia insomma ha avuto le sue disavventure, se così possiamo dire, anche amorose con altri TikToker, con altre persone, mentre per quanto riguarda Vincenzo, felicemente fidanzato e innamorato della sua Giulia, che in tutta questa situazione qua veramente tanto di cappello, almeno fino a questo momento in cui io ho riassunto tutto, non ha messo becco in tutto quello che è successo. Quindi brava, e giustamente le persone, le fidanzate barra i fidanzati di, insomma, di persone che si tirano frecciatine, è giusto che facciano sempre un passo indietro in senso di rispetto, di maturità, di, insomma, di tante cose, secondo me. Quindi complimenti Giulia, hai fatto una cosa che avrei fatto anch'io, sinceramente. Beh, insomma, forse no, non lo so, ragazzi, bisogna trovarsi queste situazioni. Fatto sta comunque che Vincenzo e Virginia in questi ultimi giorni, anzi in queste ultime ore, beh, si sono scambiati giusto 2 frecciatine sui social. Tutto è partito da un TikTok pubblicato proprio da Vincenzo Cairo, che insieme al suo amico William Lapresa, beh, diciamo che ha scritto delle cose che hanno lasciato sotto shock tutti quanti noi. In questo TikTok, infatti, leggiamo: tutti dicono che io e Will ci assomigliamo. E poi dice: secondo voi cosa abbiamo in comune?
E appunto viene ripetuta questa domanda: secondo voi che cosa abbiamo in comune? E leggendo i commenti di questo TikTok, beh ragazzi, in comune questi due ragazzi hanno avuto solo e soltanto una persona, e cioè la loro ex fidanzata, appunto Virginia Montemaggi. Bene. Questo TikTok ovviamente ha fatto il giro del web, cioè è passato dalle pagine, insomma, di gossip, ovunque, ragazzi. È stato ricondiviso non so quante volte, comunque veramente tante, ed è arrivato anche sotto gli occhi, sotto le orecchie, no, alle orecchie della nostra Virginia Montemaggi, che ovviamente di fronte a tutto questo belvedere è stata zitta? Ovviamente no, ragazzi. Per prima cosa, infatti, Virginia ha ricondiviso questo TikTok nelle sue stories, nel credo profilo secondario, oltretutto che si chiama Ciao, sono Virgi. E vediamo le facce di William e di Vincenzo con tanto di scritta che dice: i follower che vi ho regalato. Quindi non è che voi, insomma, vi assomigliate, avete in comune il fatto che siete stati fidanzati con me, è che io vi ho regalato i follower. Questa è la prima risposta. Shock, ma soprattutto la prima risposta, insomma, che sa un po' di asfalto fresco nell'aria, ma giusto così. E qua stanno rifacendo le strade, in effetti, in casa mia, qua c'è ovunque, pieno di cose che fanno, rifanno e rifanno e rifanno strade e buttano asfalto. Ecco, secondo me Virginia Montemaggi potrebbe essere nei paraggi. Oh, ho fatto anche la rima. Fatto sta comunque che dopo questa prima frecciatina sima all'arco l'abbiamo noi, Virginia ha poi pubblicato una foto in cui fa: ok, della serie. Beh, adesso mi sa che ci serve, giusto su un piatto d'argento, qualcosa di ancora più shock. Ed in effetti, in tempo zero, la nostra Virginia Montemaggi ha deciso di pubblicare alcune stories nelle quali non solo ha parlato dei suoi ex fidanzati, ma addirittura ha avanzato delle accuse, ma più che altro delle vere e proprie frecciatine che riguardano un certo hype, l'hype che qualcuno starebbe cercando perché è uscita una canzone nuova. Sarà vero, sarà falso? O sarà che, insomma, Virginia ci racconta qualcosa? Vi aspettavate il mio motto della vita, però no, dai ragazzi, sentiamo che ha detto Virginia, va? Guardate. Un salto, sto tremando dalla rabbia sul mio secondo profilo. Ve lo lascio qui. Ho messo delle storie un po' interessanti. Che palle, volevo rispondere su TikTok, ma mi ha bloccato su qualsiasi profilo. Così gioca a sporco. Allora, poi chiudo il discorso, però vorrei fare complimenti a uno di quei due soggetti perché è stato furbo. Non è che ha fatto la frecciatina in un giorno a caso, l'ha fatta nel giorno dell'uscita del suo videoclip. Bravo, bravo. Giustamente 9 mesi di relazione non sono bastati per sfruttare la mia figura. Poi dite, ah, sei immatura, bla bla bla. Non essere immatura è sfogarsi. L'unico motivo per cui a volte evito non è perché mi ritengo immatura, è perché non voglio dare visibilità a questi soggetti. E dopo questo piccolo sfogo pubblicato nelle sue stories, Virginia ha poi anche deciso di fare un punto della situa nella sua, insomma, situazione sentimentale. Perché, come vi dicevo prima, forse è arrivato il punto di smetterla di mettersi con gente che è TikToker, tipo, eh? Tant'è infatti che lei, nelle sue stories, ironicamente dice: non fidanzarsi mai più con una persona che usa i social. Come biasimarti? In effetti, guarda, io sto con una persona che sui social proprio non c'è, quindi cioè, ragazzi, veramente Gossip Girl, cioè attivatevi perché è veramente impossibile trovare una persona che non è sui social. Detto questo, non è finita qui perché l'ultima per il momento storia pubblicata da Virginia dice anche questo: è un selfie dove lei scrive che poi ti scrivo e non hai il coraggio di rispondermi. Ok, mi costringi a insultarti così? E ragazzi, aiuto. Aiuto perché comunque di fronte a quelle che sono state le stories pubblicate e poi questi messaggi, cioè noi siamo veramente caduti dal pero, cioè tutto ci aspettavamo tranne che questo dissing senza precedenti con tanto di frecciatine. Di tutta risposta, infatti, Vincenzo Cairo con molta calma ha deciso di rispondere a quelle che sono state le frecciatine di Virginia Montemaggi. Frecciatine che, ragazzi, aprite bene le orecchie, Vincenzo dice di ricevere continuamente da addirittura mesi. E questo è quello che ha detto. Guardate. Secondo me ci vuole veramente tanto coraggio a fare delle stories del genere.
specialmente perché sono mesi che da quando mi sono fidanzato mi arrivano una palanga di frecciatine nei miei confronti, nei confronti di Giulia, su Instagram, su TikTok, che ogni tanto mi mandano i miei amici. Motivo per il quale ti ho bloccato, perché mi ero stufato di vedere tutte queste frecciatine che ovviamente schivavo. Adesso, io sinceramente non ho visto malizia in quel video, cioè non ho visto cattiveria, non ho visto una frecciatina. Mi faceva ridere il fatto che io e Willy fossimo accumulati dalla stessa ex. Metto per inciso, William non sapeva neanche dell'esistenza di questo video, perché l'avevamo fatto ieri sera, l'ho postato stamattina con la scritta, quindi lui non c'entra niente. Però ripeto, io non vedo cattiveria, non vedo problemi in quel video, cioè perché arrabbiarsi così tanto? Ti può far storcere il naso perché dici, cavolo, due ex che fanno insieme un video, però qual è il problema? Cioè, dove ti sei sentita offesa? Se ti sei sentita offesa, oh, mi dispiace, fa niente. Però insomma, dopo tutti i TikTok che ti giuro ce li ho, se vuoi li metto nelle prossime storie, in cui prendi per il sedere me, la mia ragazza, io il problema sinceramente non lo vedo, se non un modo per far parlare di sé cercando di ingigantire una cosa che è piccola così. Spero di essere stato esaustivo e spero di non dover più parlare di queste cose, perché vi prego, è una cosa che odio. Io, ragazzi, sono rimasto allibito, sono rimasto sotto shock, veramente sotto shock, perché adesso vado a leggervi quella che è stata la risposta di Virginia Montemargi di fronte alle parole di Vincenzo Cairo, tant'è infatti che ricondivide le sue stories, la faccia di Vincenzo, e scrive questo: amo, le motivazioni te le ho spiegate nell'audio a cui non hai avuto le palle di rispondere. E qua torniamo all'audio maledetto, al vocale mai ascoltato. O forse è stato ascoltato, ma mai ha ricevuto risposta? Chissà. Detto questo, comunque, sempre nelle sue stories, Virginia ha poi anche scritto questo. Sempre lui che non ha capito che da giugno 2020 ho avuto altri tipi su cui buttare video ironici della serie. Sì, le frecciatine che hai visto erano frecciatine, ma magari non erano rivolte a te. Che dici? Boh, chissà, ragazzi, perché poi si sa, no? Cioè, quando vedi che il tuo ex, la tua ex, condivide delle cose che sembrano palesemente delle frecciatine, ovviamente livello egocentrismo, non lo so, cioè boh, super saiyan, ovviamente tu pensi che siano rivolte a te quelle cose. E può darsi, ragazzi, cioè magari Vincenzo Cairo ha visto delle cose, ha letto delle cose, ha sentito delle cose e ha creduto che fossero riferite proprio a lui quelle frecciatine. Chissà, ragazzi, cioè uno può anche dire no, non erano riferite a te, però in cuor suo magari sapeva che erano riferite proprio a lui. Fatto sta comunque che, ragazzi, io non sono pronto, perché non è finita qui. E appunto non è finita qui perché? Beh, proprio perché in tutta questa vicenda ci eravamo forse dimenticati della terza persona, del terzo protagonista, potremmo dire del terzo incomodo? Beh, no, perché anche lui è stato l'ex fidanzato di Virginia. Insomma, fatto sta comunque che quel benedetto TikTok di Vincenzo con William, appunto, c'era William l'ha presa. Uno dei gemelli l'ha presa, ex reclute della caserma, ok? Ci siamo, abbiamo capito di chi stiamo parlando. E cosa è successo? Come già aveva raccontato Vincenzo Cairo nelle sue stories, no, ragazzi, William non c'entra assolutamente niente, non sapeva di questa sorta di frecciatina, domanda scomoda nel TikTok, e in effetti è quello che sostanzialmente ci racconta anche William, che ha pubblicato delle stories nelle quali ha voluto chiarire quella che era la sua posizione ed è la sua posizione in tutta questa vicenda tra ex. Guardate. Allora, Virginia, c'è sto casino che sta succedendo, che ho visto che è già uscita la cosa nelle pagine gossip tra me, Vincenzo e Virginia, ma io c'entro zero in sta cosa. Virginia se l'è presa perché TikTok, perché Vincenzo ha postato questo TikTok, ok? In questo TikTok ci sono anch'io e ok, ma io quando ho fatto il TikTok con Vincenzo, Vincenzo non aveva messo le scritte e non mi ha neanche avvisato che l'avrebbe postato sto TikTok. Se mi avesse avvisato e detto guarda William voglio postarlo, gli avrei detto di no, perché sapevo che poteva dare fastidio a certe persone, che succedevano casini, quindi io non avrei voluto, perché non voglio c'entrare niente in gossip o cose del genere.
Quindi niente ragazzi, sia chiaro, Vincenzo è mio amico, Virginia comunque non c'ho un brutto rapporto, però non voglio cercare nulla in questa faccenda. E dopo la pubblicazione di queste stories, beh, William l'ha presa, ha anche scritto un ultimo messaggio. Ultima cosa, spero di aver spiegato questa situazione e spero che voi capiate la mia posizione. Sono stato tirato in mezzo senza volerlo, ora voglio chiudere sto discorso e non ritornarci più. E penso che qualcosa sul fatto di chiudiamola qua lo abbia scritto anche Virginia Montemaggi, ma siccome non ne sono sicuro, ma anzi io ne sono sicurissimo perché l'ho letto, lo andiamo a leggere insieme, se trovo il profilo ragazzi, perché boh. Eccolo qui, nelle sue stories anche Virginia insomma ha voluto mettere un messaggio finale in tutta sta vicenda dicendo: comunque direi di chiudere qui la questione, scusatemi. La prossima persona che nomina quel soggetto sotto un mio video, una mia storia, lo blocco in automatico e penso che non abbia più pubblicato niente. No, si è mangiato un'insalata molto buono, io ho mangiato gli hamburger di tacchino e questa è la dieta. Fatto sta comunque ragazzi che sì, sono successe un sacco di cose, tantissime frecciatine si malarco l'abbiamo noi, sono volate, cioè in questo video veramente non so, ne usciremo, non lo so, tipo così, claudicanti, che ne facciamo più perché abbiamo preso talmente tante frecciatine o comunque abbiamo assistito a talmente tante frecciatine e cose che ne facciamo più e sinceramente ne faccio nemmeno io. Detto questo, quindi, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma vi lascio con una domanda. Ma voi avete mai lanciato qualche frecciatina a qualche vostro ex? Io ovviamente sì, ragazzi, e ne vado fiero, anzi, fierissimo. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark. Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.